archeologico che voglia primeggiare nell'orizzonte internazionale non può non tener conto delle nuove tecnologie. E nel caso specifico, Aquileia ne ha maggiormente bisogno, in quanto è una città importante, una delle principali dell'impero romano, ma oggi ha delle difficoltà di comprensione, difficoltà di interpretazione da parte turista normale. Ecco quindi la necessità di fare ricorso alle nuove tecnologie che permettano a chiunque di poter capire com'era la città, com'erano i singoli edifici pubblici, privati, capire com'erano per poter apprezzare quello che poi di fatto è rimasto. Le nuove tecnologie hanno poi un valore particolare per attrarre le nuove generazioni, quelle che sono nate digitali e che traggono proprio da questi strumenti stimoli importanti per poi programmare anche le loro azioni, le loro visite. Non potevamo non tener conto di tutto questo. Per quello dico che Aquileia deve essere anche il passo con i tempi, dal punto di vista delle novità, delle metodologie, delle tecnologie proprio per questo scopo. Oggi presentiamo questa nuova applicazione antica Aquileia 3D che è stata voluta fortemente dalla Fondazione Aquileia che veramente ha creduto fino in fondo in un progetto così innovativo realizzata dalla nostra azienda ICOM e dall'azienda Nu Design. È stata veramente fatta a quattro mani, per cui abbiamo lavorato e collaborato a stretto gomito per creare sia le ricostruzioni tridimensionali che poi la fruizione 3D interattiva all'interno dell'applicazione. Si tratta di un'applicazione innovativa perché? Perché è il primo esempio nel suo genere di applicazione che da un lato consente all'utente che è a casa di avere così un'esplorazione virtuale, un'esperienza di esplorazione virtuale della città del IV secolo, quindi andando a esplorare i singoli edifici, i singoli monumenti, vedendo i video, le ricostruzioni, camminando virtualmente all'interno degli edifici. Ma per tutti gli utenti che invece si trovano ad Aquileia, questa applicazione può essere usata come un'applicazione di realtà aumentata, ovvero utilizzando il proprio dispositivo per inquadrare le rovine, per esempio del foro piuttosto che del porto, vediamo in tempo reale la ricostruzione tridimensionale di come quell'edificio appariva in epoca romana. Quindi, viene usato l'iPad piuttosto che l'iPhone come una finestra temporale che guarda indietro nel tempo. Questa esperienza è veramente molto interessante da un punto di vista didattico, perché riesce a spiegare anche ai più piccoli come appariva Aquileia, cosa che adesso è un po' complicata, da capire, perché sappiamo che Aquileia è appunto una città molto orizzontale, troviamo bellissimi mosaici, perimetri delle murature, ma non abbiamo, abbiamo pochissime strutture in elevazione. Ecco, durante questa visita in realtà aumentata è disponibile anche una planimetria interattiva che consente di confrontare appunto quello che era lo stato al IV secolo d.C. invece lo stato odierno e quindi anche fare dei confronti prima e dopo. L'applicazione è stata presentata in anteprima anche a Marsiglia al Digital Heritage Expo e essendo stata candidata all'e-Content Award 2013 si è aggiudicata il primo premio proprio nella categoria M Tourism and Culture.